Salve a tutti, in questo video parleremo della rasatura delle pareti esterne. Dunque iniziamo subito a dire che prima di applicare il rasante sulle pareti è importante passare il fissativo acrilico in quanto dobbiamo neutralizzare la polvere che troveremo sulle superfici. Questo è il rasante che dobbiamo utilizzare. Esso è una malta a grana molto piccola a base di cemento bianco, ottimo proprio per l'esterno. Prima di stendere la malta è importante fare un buon trattamento alle crepe che troveremo sulle pareti. Quindi utilizzerò questa rete a fibra di vetro. Io da questo rotolo grande ricavo delle strisce piccole che dovrò utilizzare. Comunque voi in commercio potete trovare dei rotoli piccoli dalla larghezza di 5 cm che è proprio quello che serve. Ecco, queste sono le crepe che dobbiamo trattare con la rete a fibra di vetro. In alto alla vostra destra vi ho messo due foto per farvi vedere come sono fatti i rotoli piccoli in fibra di vetro che troverete al costo di solo 6 euro. Anche su queste tracce fatte per realizzare l'impianto elettrico c'è bisogno di mettere la rete. Allora, metto quindi un po' di rasante per prima. Poi metto la rete. Infine, per completare il trattamento metto altro rasante. Anche qua faccio la stessa cosa, metto prima un po' di rasante, poi metto la rete ed infine altro rasante. Se invece avete dei buchi molto profondi da chiudere, allora vi consiglio di utilizzare questo prodotto che vi sto mostrando in alto alla vostra destra. Una sacca costa appena 2 euro soltanto. Bene, una volta sistemato tutte le crepe, ora procedo alla rasatura di tutta la superficie con il rasante Premafix. Questa malta si applica con la spatola americana fino ad uno spessore di 3 mm. Nella prima mano dobbiamo stendere la malta facendo attenzione ad appositare sulle pareti perlomeno uno spessore di un paio di millimetri, cercando chiaramente di stendere il prodotto nel modo più uniforme e liscio possibile.
Carissimi amici, ora vorrei darvi un consiglio veramente importante che non dovete trascurare affatto. Dunque volevo dirvi che la seconda mano di rasante va fatta prima che si asciughi completamente la prima mano. Allora per fare questo bisogna lavorare molto velocemente come sto facendo io, per non far asciugare il prodotto sulla parete. Oppure, se non riuscite ad essere così veloci, allora procedete per piccole superfici alla volta. Carissimi signori, vorrei sottolineare un punto per me fondamentale. Io non svolgo per professione nessuna attività mostrata nei miei video. Se vedete una certa abilità da parte mia nell'eseguire i lavori mostrati, sappiate che questa è frutto di una forte passione che nutro da sempre per il fa da te. E vi garantisco che con un po' di impegno e tanta pazienza potete ottenere gli stessi risultati ed anche di più. Utilizzando un piccolo pennello bagnato con acqua, andiamo a lisciare un pochettino gli angoli e tutti i punti più difficili che non possiamo raggiungere con il frattazzo a spugna. Come vi dicevo prima, la seconda mano va fatta quando la prima è ancora leggermente umida. Quindi, prima di stendere la malta per fare la seconda mano, appunto, con una piccola spatola andiamo a togliere un po' tutte le strisciature che abbiamo fatto precedentemente con la spatola americana. Ok, allora, dopo aver tolto tutte le strisciature con la spatola piccola, procediamo velocemente con la seconda mano di rasatura con la malta Premafix.
Allora, dopo aver fatto la seconda mano, facciamo la finitura con questo frattazzo a spugna. L'ho pagato soltanto 5 euro. Da non confondervi con quest'altro frattazzo, più grande, sempre a spugna, il quale serve invece per stuccare le fughe delle piastrelle. Bene signori, siamo arrivati alla parte più bella del lavoro. Ora dobbiamo frattazzare e per fare questo dobbiamo prima bagnare la malta applicata sulla parete con acqua abbondante. La rifinitura con il frattazzo a spugna va fatta quando fa caldo, per esempio nel periodo estivo, dopo appena 15-20 minuti dalla posa della malta sulla parete. Non deve passare molto tempo, altrimenti indurisce troppo ed avremo così difficoltà a frattazzare. Ora vi mostro un fermo immagine dove vi ho messo due frecce bianche. In questo fermo immagine vedrete come si presenta la superficie prima del trattamento con il frattazzo a spugna. Notate che bell'aspetto assume la malta dopo il trattamento con il frattazzo a spugna. Con i movimenti circolari che mi state vedendo fare con il frattazzo a spugna imbevuto con l'acqua, praticamente sto realizzando sulla superficie un leggero scioglimento della malta applicata, dando un aspetto abbastanza uniforme, rustico e velato. Infatti, guardate in questo fermo immagine dove ora metto le due frecce bianche, guardate come cambia aspetto in meglio la malta dopo il trattamento con la spugna. Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats. Notate il frontalino del mio balcone come manca completamente il gocciolatuio. Quindi in queste poche immagini mostrerò come farò a realizzarlo. Allora, cari amici, in questo minuto e mezzo in cui mostrerò come realizzo il gocciolatoio, non ci saranno commenti da parte mia, in quanto tutto quello che vedrete sarà molto intuitivo. Thank you.
Mi scuso se apro una piccola parentesi, cari amici, ma vorrei dire una cosa. Non c'è niente di più bello che realizzare una cosa con le proprie mani. Non importa quanto tempo e quanto sudore comporta questo, ma la soddisfazione di vederla realizzata, credetemi, è impagabile. Non lasciatevi mai scoraggiare da eventuali errori e difficoltà che incontrerete. Chi vi parla ne ha fatti tanti e probabilmente continuerà a farne. Ora vi racconto un piccolo aneddoto di quando ero giovane. Avevo 27 anni all'epoca. Insomma, la settimana prima di sposarmi volevo tinteggiare la casa in cui dovevo andare ad abitare. Siccome non mi ero informato bene su come farla sta cosa, logicamente sbagliai tutto, con il risultato di ricevere giustamente la disapprovazione della mia ragazza, che poi in seguito diventò mia moglie. Ci rimasi malissimo in quanto mi ero impegnato tanto, ma il risultato fu pessimo. Insomma, con questo quello che vorrei dire è che nessuno è nato già capace di fare certe cose, ma con le giuste informazioni e tanta pazienza tutti possono fare davvero tutto, o quasi. Carissimi signori appassionati del fadate, guardate il mio balcone come ha cambiato aspetto dopo aver passato la malta Premafix. Volevo ricordarvi che una sacca da 33 kg costa soltanto 6,50 euro. Osservate come si notano bene i passaggi del frattaccio a spugna sulla malta. In effetti l'effetto che dà questo attrezzo è bellissimo, guardate. Ora le pareti sono pronte per essere tinteggiate. Se lo facciamo subito, cioè nel giro di pochi giorni dal momento in cui abbiamo messo la malta, allora non c'è bisogno di passare il fissativo sulle pareti. Nel mio caso l'ho dovuto passare invece perché ho posato anche il pavimento su questo balcone e quindi ho fatto tanta polvere che deve essere neutralizzata dal fissativo. Comunque, ricordatevi che le pareti possono essere tinteggiate solo quando la malta si sarà ben essiccata, quindi potrebbero volerci anche 4-5 giorni per questo. Allora signori, se volete vedere un ottimo video da me realizzato su come tinteggiare l'esterno della vostra casa, non vi resta che cliccare nel riquadro che vi sto mostrando in basso alla vostra sinistra. Oppure potete cliccare anche nel link che vi ho messo nel riquadro delle informazioni se il video non si apre.
Se volete vedere come installare una tenda da sole, allora vi consiglio di cliccare nel riquadro che adesso vi sto mostrando. Oppure potete cliccare anche nel link che vi ho messo nel riquadro delle informazioni se il video non si apre. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!